Ragazzi, allora, oggi un video che in effetti mi era stato richiesto anche molto prima del cambiamento del canale e che effettivamente dovrei davvero fare, perché ho la stanza sepolta da stampi che non hanno senso, sono in disordine completo e sono davvero troppi, quindi spero davvero di poter liberare un po' lo spazio. Che cosa faccio oggi? Decluttering degli stampi. Che cos'è un decluttering? È fare pulizia, decidere cosa tenere, cosa buttare, cosa regalare nel caso e ordinare perché ne ho davvero bisogno. Quindi adesso vi faccio vedere un attimino dove ho gli stampi e poi cominciamo a cercare di mettere un po' in ordine perché vedrete, ce n'è bisogno davvero. Ragazzi, vi aspetto numerosi sul mio canale Twitch in cui giocherò assieme a voi, faremo due chiacchiere e ci divertiremo un sacco. Faccio live super spesso, quindi ci vediamo lì, ciao! Allora, questa è la scatola, una delle tante scatole in cui ho le creazioni in resina, sopra ci sono un milione di stampi. Anche qua di fianco, in questa ex pushing box, ci sono un sacco di stampi. Qua dietro ce ne sono alcuni. Quelli che sono qua dietro non li uso mai. Poi ci sono questi tre cassetti. Allora, questo qui con gli stampi di plastica e quelli blu è l'unico che ha un senso. Qui almeno c'è un certo ordine. Poi c'è questo qui che ha di tutto. E questo qui che non si apre, ci sono gli stampi grandi. E inoltre quegli ultimi che ho usato, quelli degli ultimi due, scopriamo le creazioni in resina, sono ancora sul tavolo in cui ho fatto il video. E sono enormi, quindi mi occuperanno un sacco di spazio. Quindi adesso per prima cosa li tiro tutti fuori, li metto tutti qua davanti e bene. Io mi sento male. Allora, intanto non riesco a inquadrare meglio di così perché volevo inquadrare tutti gli stampi e anche me, ma così non ci sto, quindi pardon. Cioè ragazzi, non ho davvero la più pallida idea di quanti siano, non ci penso neanche a contarli, ci metterei 3 ore. Saranno 1000? 1000 come minimo proprio? Proprio minimo minimo. Bene, adesso direi che è il caso di cominciare a dividerli per sezioni, categorie, adesso vedo. E dopo che l'avrò fatto, allora potrò davvero farveli vedere un po' meglio, perché cioè, non credo che renda... Non ci sono neanche tutti qua davanti. Aiuto! Later. Come al solito, madonna, non doveva succedere, vabbè, ormai sono così. Sono riuscita a dividere in varie categorie, adesso ve le faccio vedere se riesco ad alzarmi. Non distruggere tutti i mucchietti, piano piano. Allora, sì, ho giusto fatto 2 mucchietti, anche perché ho giusto 2 stampi. Vorrei davvero avere il coraggio di contarli, adesso se riesco lo faccio. E allora, qui ci sono i bangle, i bracciali, quelli rigidi. Vabbè, qui ho messo gli stampi di Martha Stewart, più che altro perché volevo dividerli perché sono costosi, insomma. Qui c'è il mucchietto con le ali. Alcuni mucchietti sono molto piccoli, potevo forse evitarli, vabbè. Qui ci sono vari fiocchi di neve. Questo è il mucchietto con i dolcetti. Questo è il mega mucchio di Sailor Moon. Qui ci sono forme tipo cuori, lune, stelle. Qua i cameo, cornici, eccetera. Questi sono stampi che non sarebbero proprio per la resina. Fiocchi, fiocconi, fiocchettini. Qui le cose un po' più creepy, tipo teschi, alieni, tavole, planchette della tavola Ouija, eccetera. Questo, madonna, questo è uno dei mucchi più grandi. È quello con tutti questi stampi che sono piatti con i dettagli opachi, ce ne sono una valanga. Questi sono stampi che richiedono 650 kg di resina. Anche questo mucchietto è veramente abbondante, sono tutti questi stampi fatti così. Questo è il piccolo mucchietto delle chiavi. Qui c'è il mucchietto con joystick più che altro. Questo mega mucchio che fa la curva è
con cose a caso, non sono riuscita a dividere tutto in categorie. Qui abbiamo ho messo tipo tutti questi stampi fatti così con vari tipi di forme, alcuni sono a gemma con i buchi per fare i gioielli eccetera, ci sono per la maggior parte forme che vanno usate per fare i gioielli, questo non c'entra niente. Questo mega mucchio qui è quello con gli stampi grandi, magari non richiedono troppa resina come questi qui, però sono stampi che occupano un bello spazio insomma. Qui, che è praticamente unito a questo, c'è questo mucchietto che ha, allora, sono stampi 3D, stampi in più parti, alcuni sono ancora da unire perché devo metterli insieme insomma, le basi per gli shaker e queste cose qua. Questo non l'ho ancora toccato perché comunque voglio fare pulizia anche tra questi, ma li rimetterò direttamente così nel cassetto perché sono appunto questi qui, che questi me li mandava secoli fa un sito e quindi ne ho 600.000 tutti dallo stesso sito appunto, e ci sono anche quelli di plastica, questo dovrei davvero pulirlo. Qui c'è il mucchietto con le figure marine, sirene, conchiglie, stelle marine e via dicendo. Questo mucchietto dovrebbe essere più grande, ma molti sono lì, mi sa. Qui c'è il mucchio dei cristalli. E basta. Ora direi che mi metto a decidere bene cosa buttare, cosa tenere. E vi faccio vedere dopo, visto che adesso c'è man mano poi li ributto tutti insieme probabilmente. Comunque vi faccio vedere cosa tengo, o meglio, no, cosa tengo no, perché la maggior parte li terrò. Quindi vi farò vedere quali butterò, quali regalerò. One eternity later. Allora, io non ho idea da quanto tempo sono qui per terra, so solo che la mia schiena mi sta chiedendo di uccidersi. Allora, cosa ho fatto? Ho riempito questo cassetto mettendoci anche questi qui. Dove sono questi qui? Ovviamente ho fatto già pulizia tra queste cose, adesso poi vi faccio vedere cosa ho tolto, ovviamente. Questa è la situazione per terra, un po' tragica. Allora, ho riunito tutti gli stampi che voglio tenere, mi mette fuoco il dito così, e tranne questi, questi che sono quelli con questi dettagli opachi e voglio tenerli da parte, non so in che modo voglio dividerli, comunque sia in questo mucchio che in questo mucchio ho già tolto tutti quelli che dovevo togliere, anche qui, cioè qui non ho tolto niente, in pratica li ho tenuti tutti tranne tipo una piramide che avevo doppia. Questo è il mucchio di quelli grandi, anche qui ho già fatto pulizia. In quella scatola lì ci sono gli stampi 3D, ve li faccio vedere. Sono tutti con vari pezzi che ho messo insieme con lo scotch per evitare di perderli, sono tutti quelli 3D qua dentro. Guardate quanti pezzetti di roba che c'erano attaccati alla resina, cioè devo tirare l'aspirapolvere 5 volte. E cosa importante del decluttering, c'è questa che è la scatola con le cose da buttare. E questi sono tutti quelli da regalare, sono tantissimi. Adesso vi faccio vedere tutti uno per uno, sia questi che quelli da buttare. Partiamo con questi che sono tantissimi. Anteprima un po' più dettagliata di tutti quelli che darò via. Qui c'è uno scatolone che è in mezzo alle scatole, ma è incastrato, quindi per ora non lo tolgo. Allora, quelli che sono in questo mucchio o semplicemente non li volevo più, oppure erano doppi, insomma, cose che non volevo per qualche motivo. Allora, stampo abnorme con la torta che ho usato una sola volta. Gemme giganti. Questo è il mio ginocchio, animaletti, di questi ce ne sono una valanga in mezzo, tutti fatti con gemme e altre cose, che a parte che sono tutti uguali tipo, ma non me ne faccio niente in sostanza, tanto non ho più intenzione di fare 600.000 video al mese di creazioni, quindi posso togliere quelli che so che userò ben poco, vedete che sono sempre gli stessi alla fine. Rilakkuma, questo è abbastanza rovinato, questo è di Frozen. Cuori iperopachi, forme che non hanno un senso, pinguini, sfere. Questi sono le due macchine per gashapon, macchinette, quello che sono carine, sì, però dopo che l'ho fatto una volta, cioè, non trovo il senso di rifarle. Bottigliette della Coca-Cola, credo, sì, c'è. È proprio della Coca, sto stampolo. Baymax, dolcettini, ma di questi ne ho tantissimi. Vediamo se riesco ad accelerare, perché sennò questo video dura 16 secoli. Una pagina piccola. Qua ci sono tantissimi di questi semisfere, gocce e semisfere ancora, magari se le inquadro le vedete anche meglio. Questo è un pelo di gatto. Cristalli, questo ce l'ho doppio, il castello. Bacchette, altro stampo doppio.
vari stampi per degli shaker che, come sapete, a me non fanno per niente impazzire. Uova 3D. Ah, un altro shaker a forma di bottiglia. Fiori dei cactus in 3D. Vari di questi stampi piatti, la maggior parte sono doppi. Ve li faccio magari vedere due alla volta. Sto cercando di non far durare il video 16 secoli, ma davvero non credo che ce la farò. Questi sono tutti cristalli, con forme che non mi fanno proprio impazzire. Molang e gattino, stellina, ragazza pompon, carte con i simboli delle carte. Questo fiocco lo dovevo buttare, non metterlo qui perché è fatto male, lo metto nell'altra scatola. Gelato e cuoricino, cuoricini e ali, questo ce l'ho doppio. Arcobaleno e cornice con fiori, credo. Piramide doppia, alveare doppio e personaggio di Inside Out. Ce n'è un altro da qualche parte, dov'è? Eccolo. Ombrello e personaggi di Lilo e Stitch stilizzati. Una marea di questi qui blu. Molti sono, oddio, molti tipo li ho usati tipo una volta, come questi dei segni zodiacali che li ho tutti. Poi ci sono un sacco di basi per dolcetti che non me ne faccio nulla, e cose con soggetti che non avrei mai comprato, me li avevano mandati per la collaborazione, tipo la barca, da qualche parte ci sono i remi. Questo è un peccato, le medaglie dei Pokémon della prima serie, ma sono fatte veramente male. Anche questi li ho usati varie volte e li ho odiati tantissimo perché sono fatti malissimo. Passiamo a farne vedere tre alla volta. Scusate, spero che, cioè non lo so, spero che sia vagamente fluido questo video, che non sia noioso o fatto troppo di fretta, e che davvero io odio quando i video durano tanto proprio da guardare, quindi spero vivamente che sia guardabile, cavolo. Cameo, vari bangle, fiocchettini minuscoli, tutti questi qui che sarebbero per veri muffin, cupcake, eccetera. Vari soggetti. Un altro di questi, anche questo è fatto malissimo, va bene, buttiamo via anche questo. Queste cosine qui. La maggior parte di quelli di plastica sono fatti malino, tipo questo cupcake con la faccina sarebbe carino, ma viene bruttissimo. I personaggi di Inside Out non è che mi facciano impazzire, ma in generale, proprio come cartone Disney, non mi ha fatto impazzire, e questi sono soggetti un po' a caso. Il simbolo di Instagram ce l'ho due volte. Farfalla, ciambella, anello. Qua, come vi dicevo, quelli blu sono praticamente tutti segni zodiacali o basi per dolcetti strani. Cioè, non sto scherzando, è veramente pieno. Poi di quelli di plastica abbiamo queste cosine qui. Questa è la chiave di Cardcaptor Sakura fatta un po' malino. Questo è molto carino, ma non lo uso mai perché è veramente complicato da usare con questi dettagli. Questo Pikachu viene con una faccia super strana. Idem Totoro è fatto malino, quindi... Questa una volta era una world di League of Legends, in pratica adesso è, boh, non lo so, le world erano fatte così 10 anni fa. Questo è uno dei miei primi stampi in resina, ma basta. E questi qui. Wow, ve li ho fatti vedere più velocemente possibile. Passiamo a quelli che devo buttare, che sono molto meno, perché vabbè, quelli che butto sono veramente solo se sono rovinati, se no li regalo. Come vi dicevo, li ho messi in questa scatola. Allora, questi sono tutti da buttare, purtroppo. Questo qui, non so quanto rende, cioè... Quando li uso troppo diventano opachi, proprio ruvidi tipo, e non sono più utilizzabili. E buona parte di questi li butto via per questo motivo. Questo in realtà non è così rovinato, allora lo regalo. E poi comunque ne ho un altro nuovo. Questo super opaco è diventato quasi rigido lo stampo. Guardate questi come sono consumati, si vede anche solo dal colore. Questo idem, e tanto ne ho un altro nuovo. Penso che basti il colore, cioè non serve neanche un mio commento. Questi mi sono decisa a buttarli, era anche ora, visto che ho comprato quelli nuovi. Cioè, guardate quanto sono opachi. Questi sono tra i primi stampi che usavo. Questo mi sa che l'ho usato nel numero 1 delle Scopriamo le creazioni in resina, oh mio Dio. Questo l'ho usato tanto, ma si è deformato proprio tanto. Vabbè, a parte che si è anche rovinato, come vedete. Ma è proprio deforme. Dentro sta... sta così, come se ci fosse qualcosa sotto, ma non riesco a metterlo a posto. Questi li ho usati all'imbecillità, anche questi per consumati. Questo non l'ho usato troppo, ma forse non era di buona qualità, perché anche questo è un po' andato. Qui ce ne sono molti che ho fatto io che fanno veramente pena. Tipo questi fiocchettini qui, guardate, madonna. Spero che si veda quanto fa schifo. Anche questo... ci sono veramente tantissimi difetti, mannaggia a me che non devo farli questi stampi, non sono capace. Sì, è lui.
dategli un ultimo saluto insieme a me. Questo è completamente deforme, vedete? Resta così e anche mettendoci del peso sopra non riesco a raddrizzarlo. Guardate come è ridotto questo. Idem questo. Purtroppo questa cosa, guardate qua, guardate quanto sono deformi questi stampi. E non riesco a metterli a posto. Questo è poverino, si è deformato stando spiccicato sotto qualcosa, temo. Anche questo super consumato. Infine l'ultimo, questa tartaruga che ho usato tipo una volta, ma c'è un buco. C'è un buco in faccia proprio, vabbè. Bene, ora provo a mettere a posto tutta sta roba e vediamo se mi avanza lo spazio. No, se mi avanza lo spazio no, se riesco a farci stare tutto. Bene, ho tolto tutto. La roba da buttare è sempre qui. Questo è lo scatolone con quelli da regalare. E cosa ho fatto nei cassetti? Qui vabbè, ho messo, come vi dicevo, questi, vabbè, quelli che vi ho detto prima. E ci ho aggiunto anche questi qui, che sono quelli con i dettagli opachi. Alla fine li ho aggiunti qui. Qui sono riuscita a farci stare tutti quelli che avevo rimesso nel mucchio generale. Qui ci sono tutti quelli grandi, quelli che proprio sono grandi come dimensioni dello stampo. E qua di fianco, che non ci avevo mai messo degli stampi, ho fatto spazio. E in mezzo alle resine, che mi sa che sono vecchie, scadono probabilmente, devo informarmi, qui ho messo tutti quelli che con gli stampi che richiedono 10 kg di resina l'uno. E quindi sì, sono riuscita ragazzi a mettere tutto in ordine e non ho più stampi in giro. Voglio piangere della gioia. Sono completamente contro luce, ma sono così stanca dopo averci messo solo 5 ore e mezzo, non sto scherzando, purtroppo no, che non mi interessa della luce. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vado a morire per il dolore alla schiena. Ciao!